Veda, signor Presidente, mi deve permettere qualche secondo che mi rivolgo a un collega consigliere, lo chiamerò per nome e che non me ne voglia. Giorgio, mi ha telefonato un amico tuo che fa parte di quella città che non è Mazzara del Vallo, ma che come Mazzara del Vallo ha un bellissimo ospedale. Mi ha chiamato questo amico tuo e mi ha informato di un fatto che è accaduto in quell'ospedale molto grave. E mi ha detto tante cose, però mi dice, questa città che non è Mazzara del Vallo, ma come Mazzara del Vallo ha un bellissimo ospedale pieno di medici, infermieri, paramedici, e tutti coloro quali operano in quell'ospedale, di una grande professionalità e serietà, di un grande amore che hanno verso la professione, e tutti coloro quali che si rivolgono a questi medici sono veramente degni di essere menzionati e ammirati. Come questo amico tuo che in quella città come Mazzara del Vallo, ma che non è Mazzara del Vallo, ha quel bellissimo ospedale, mi ha raccontato un fatto gravissimo, caro Presidente, che è successo proprio circa una quindicina di giorni fa. Era un venerdì triste per quella famiglia, che in quella bellissima città e in quel bellissimo ospedale si sono rivolti alcuni ragazzi chiedendo un parere medico, chiedendo soccorso, chiedendo aiuto, perché quando uno si rivolge a un ospedale, a un pronto soccorso, non va a comprare le caramelle, non va a comprare la bibita, ma va per essere assistito e rincuorato. Questi ragazzi accompagnati si sono rivolti a pronto soccorso dove hanno trovato un servizio da infermieri eccellente. Hanno trovato un'accoglienza da 5 stelle, non di partito, di comportamento. Hanno visto l'amore che questi infermieri hanno avuto verso questi ragazzi, vedendo la gravità della cosa. Però, giustamente, non essendo medici e non essendo responsabili di quella cosa gravosa che dovevano comunicare, si sono fermati dicendo che aspettiamo che arrivi il medico, sempre in quella città che non è Mazzara del Vallo, ci tengo a precisare, che come Mazzara del Vallo ha quel bellissimo ospedale. Quei ragazzi hanno atteso l'arrivo del medico perché giustamente erano i medici che dovevano attenzionare la patologia. Lo sapete cosa ha detto quel medico a quei ragazzi? Dice, ragazzi, andate a casa, io ho una figlia di 25 anni, non dico di farsi delle trasfusioni, non dico di assumere del ferro, gli dico solamente che è un caso che la bambina si sente un po' stanca, se ne va a casa, si mette sul divano, si riposa per 3 giorni, gli faccio vedere che tutto va bene. Quei ragazzi sono andati a casa. Quei ragazzi però alle spalle hanno una famiglia, in quella città che non è Mazzara del Vallo, ci tengo a precisarlo, che come Mazzara del Vallo ha quel bellissimo ospedale, pieno di grandi professionisti, che meritano rispetto, perché sono veramente dei santi uomini. Però ahimè, ogni tanto bisogna rivedere il proprio ruolo. Io, perché sono il capo, non devo decidere solamente io, devo avere l'umiltà quantomeno di aprire gli occhi di fronte a una situazione così grave. Eppure in quella bellissima città che non è Mazzara del Vallo è successo quel che è successo. Grazie alla cortezza dei familiari di questi ragazzi, della famiglia, di tutto il contesto sociale che orbita attorno a questi ragazzi, si è evitato una mala sanità. Perché questi ragazzi non sono andati a casa a mettere sul divano prendendosi una camomilla, sono andati a un altro ospedale con la stessa carta, con le stesse analisi. Tutto ciò si è materializzato dopo un paio d'ore, caro Presidente, ed è successo il dramma in quella famiglia, in quelle famiglie. È successo il dramma in quelle famiglie e non lo permetta a nessuno in quella città che non è Mazzara del Vallo. Ma può succedere anche a Mazzara del Vallo questi fatti. Bisogna attenzionare queste cose. No, perché io sono il grande medico, il grande responsabile, ti dico vai a casa. E mi hanno detto in quella città che non è Mazzara del Vallo
che come mazzate valla a quel bellissimo ospedale, e sono successe altre volte queste cose. Quindi io chiedo a quella città, a quei medici, a chi ha la responsabilità di osservare, fate una commissione. Non so come funzioni queste cose, mi faccia finire, Presidente, perché non parlo di me, parlo di quello che può succedere, voglio evitare che succeda, e che mi denunciano pure quella città che non è Mazzate del Vallo. Sono pronto a essere denunciato, perché mi assumo sempre la responsabilità di quello che dico. Nessuno, in ogni campo della situazione, nel pubblico impiego, nel privato, si deve permettere il lusso di prendere in giro o essere negligenti per quello che facciamo. Perché io ricordo a tutti, nel mio lavoro se io sbaglio pago, lei nel suo lavoro se sbaglia paga, l'insegnante paga, paghiamo tutti, anche i consiglieri comunali se sbagliamo paghiamo. Dobbiamo essere responsabili di quello che facciamo. Io chiedo in quella città a quei responsabili di attenzionare, di controllare, di verificare, di fare una commissione d'inchiesta se quello che sto dicendo io è verità, e se non è verità che mi denunciano pure. È un dramma, Presidente, che nessuno si deve permettere di essere così negligenti di fronte a queste situazioni. Ed è accaduto in quella bellissima città, come dice l'amico Giorgio, e come dice l'amico dell'amico Giorgio, che gli telefona spesso e telefona pure a me ora. Attenzione, non dormiamo su queste cose, dobbiamo vigilare su queste cose, Presidente. Non dobbiamo che si accada nella sanità così né altri impieghi, né altri pubblici situazioni. Dobbiamo essere responsabili del ruolo che noi abbiamo, come lei è responsabile da Presidente, io come consigliere comunale, il sindaco come sindaco e così via. Dobbiamo essere responsabili. Questo è il mio appello. Non voglio aggiungere altro, perché la tragedia è grossa ed è stata scongiurata, grazie a Dio, da altre professioni. Questa, diciamo, una denuncia, se così si può dire, di una città che non è Mazzara del Vallo, è Mazzara del Vallo, ci nascondiamo i rondini. Mi sembra di tornare indietro nel tempo, non lo dico con polemica, consigliere Safino, tornare indietro quando c'erano i sogni, sognavano tutti qua a Mazzara del Vallo, molti sogni. No, è il sindaco della città di Mazzara del Vallo, non il mio sindaco, è il consigliere Mauro. Anche il suo sindaco sognava, Giorgio Magaddino, sognava sempre, dalla mattina alla sera, perché non accetto questa polemica. Quindi dico che bisogna verificare se ci sono stati fatti dei danni. C'è il direttore sanitario in un ospedale, si faccia la denuncia, si facciano le opportune denunce.